5 e 21 del 28 dicembre 1908, una spaventosa scossa di terremoto non inferiore all'undicesimo grado della scala Mercalli colpisce le province di Messina e Reggio Calabria, seguita nelle 24 ore successive da altre 138 scosse di intensità minore e da un violentissimo maremoto sulla costa orientale della Sicilia. Tragico il bilancio. 70.000 morti a Messina, oltre 20.000 a Reggio, decine di paesi rasi al suolo, un numero imprecisato di feriti che gli ospedali di Palermo, Siracusa e Napoli faticano ad accogliere. Tra i primi soccorritori, i marinai della flotta imperiale russa, impegnata in quei giorni in una esercitazione nelle acque dell'isola. A Vienna, dove si sono conclusi da poco i festeggiamenti per i 60 anni dall'incoronazione dell'imperatore Francesco Giuseppe, i sentimenti anti-italiani sono riassunti nell'articolo di un giornale nazionalista che invita all'inizio del 1909 le massime autorità a scatenare una guerra preventiva contro l'Italia, approfittando proprio delle sue difficoltà nel dopoterremoto. È quanto sostiene con forza anche Konrad von Hotzendorf, comandante in capo dell'esercito austro-ungarico, che però non convince l'anziano imperatore. Anche l'Italia, del resto, nonostante il patto di alleanza in vigore dal 1887 con Germania e Austria, ha iniziato da tempo a rafforzare i propri confini nord-orientali, soprattutto nel sud Tirolo, che si protende come un cuneo all'interno del territorio nazionale. Nuove strade militari e fortificazioni corazzate vengono costruite fin dal 1904, mentre si progettano campi minati per bloccare l'accesso delle valli e proteggere innanzitutto le città di Venezia e Verona. Tutto questo, coordinato a partire dal 1907 da una commissione permanente per la difesa territoriale, nata espressamente in funzione anti-austriaca. Mentre si intensifica l'opera di arruolamento e di rafforzamento delle frontiere, la diplomazia internazionale è impegnata in un frenetico intreccio di incontri ai massimi livelli. A preoccupare regnanti e diplomatici europei è soprattutto la situazione esplosiva dei Balcani e l'irreversibile crisi dell'impero ottomano. Le immagini documentano l'incontro a Venezia del Kaiser Guglielmo II con il re d'Italia. Il clima, in apparenza disteso, maschera tuttavia la tensione di quei mesi. Basti pensare che alla fine del 1909, a Racconigi, in tutt'altro clima, l'Italia stipula un patto segreto con lo zar Nicola II, all'insaputa dello stesso Kaiser e dell'imperatore austriaco, per il mantenimento dello status quo nella regione dei Balcani e contro le mire espansionistiche della Serbia. La situazione internazionale si è andata deteriorando dopo che nel 1903 è salito sul trono di Serbia re Pietro I Karageorgievic, che annette la Bosnia nel 1908 e sostiene a spada tratta tutti i movimenti tesi alla creazione di una grande Serbia. In questo clima internazionale fortemente agitato che si inserisce la spedizione militare italiana in Libia, provincia in terra d'Africa dell'impero ottomano. La guerra alla Turchia viene dichiarata il 29 settembre 1911, all'indomani di uno sciopero generale dai toni antimilitaristi solo parzialmente riuscito. Dall'Italia salpano 35.000 uomini, cui se ne aggiungeranno nelle settimane seguenti altri 100.000, al comando del generale Caneva. La spedizione è forte di decine di autocarri, di un certo numero di dirigibili e di alcuni aerei che mai prima di allora sono stati usati per scopi militari. Sbarcati a Tripoli, i soldati italiani non incontrano inizialmente che una scarsa resistenza. La loro avanzata tuttavia si limiterà alle principali città costiere, mentre la penetrazione all'interno del paese dovrà fare i conti con continue imboscate e azioni di guerriglia da parte delle tribù locali. A
A documentare l'impresa italiana provvede Luca Comerio, fotografo e cineoperatore milanese imbarcato a seguito della spedizione, che documenterà anche molte drammatiche pagine della Grande Guerra. Diventa operativa in Libia, nell'occasione, la sezione fotografica militare del Corpo del Genio. Nell'aprile del 1912 la guerra si sposta sulle isole dell'Egeo, mentre una squadra navale effettua un'audace spedizione nei Dardanelli. Isolato a livello internazionale, il sultano turco si arrende e firma la pace con l'Italia il 18 ottobre, concedendo autonomia a Tripolitania e Cirenaica e rinunciando all'amministrazione e all'occupazione militare del territorio libico. All'atto dell'annessione ufficiale, il consenso e la partecipazione all'impresa da parte del popolo italiano è generale. Pochissime, seppur autorevoli, le voci di dissenso. L'esaltazione nazionalista, del resto, ha avuto modo di crescere ulteriormente nel corso del 1911, durante le molte celebrazioni indette per festeggiare il cinquantenario dell'Unità d'Italia. A Roma, Torino e Firenze, centinaia di industriali, architetti, poeti e artisti vengono mobilitati dal governo allo scopo di mostrare al mondo intero le conquiste italiane in ogni campo. Nelle tre storiche capitali del regno si organizzano fastose esposizioni universali, mentre migliaia di sindaci provenienti da tutta Italia si radunano in Campidoglio. Anche l'industria cinematografica viene coinvolta nel generale clima patriottico. È il caso della Gerusalemme liberata, primo grande film in costume diretto da Enrico Guazzoni. Girata proprio nel corso del 1911, nelle settimane incandescenti che accompagnano la spedizione di Libia, l'opera di Guazzoni esprime un deciso spirito anti-arabo, evidente soprattutto nell'esaltazione della civiltà cristiana contro la presunta barbarie del mondo pagano. Con la complicità di D'Annunzio, autore dei testi delle didascalie, esplode poi il fenomeno Cabiria, punto d'arrivo produttivo e spettacolare di tutto il muto italiano. Tre ore abbondanti di spettacolo bastano appena a contenere l'inesauribile messa in scena dei principali episodi della storia di Roma antica ai tempi della rivalità con Cartagine. Un mito, quello della Romanità e dei suoi destini imperiali, con cui gli italiani avrebbero dovuto fare i conti nei decenni a venire.
L'Italia, dal 1882, fa parte della triplice alleanza con Austria e Germania. È impegnata ad entrare in guerra solo se queste vengono aggredite, non certo nel caso che l'aggressione parta da loro. Perciò, il 3 agosto 1914, dichiariamo ufficialmente la nostra neutralità. Inizia il gioco delle trattative su due fronti, con l'intesa per mercanteggiare il prezzo dell'intervento e con gli imperi centrali per quello della neutralità, pretendendo il Trentino e la Venezia Giulia. Nel frattempo, con una febbrile corsa al potenziamento dell'esercito, si cerca di alzare le nostre quotazioni alla borsa della guerra. A nord, il nostro confine nazionale con l'Austria è molto tortuoso, specialmente lungo il limite del Trentino, che fa parte dell'impero austro-ungarico come Tirolo italiano. Da Passo dello Stelvio scende fino ai Monti Lessini, poi risale, attraversa l'altopiano di Asiago, costeggia a sud la Val Sugana e riprende a salire verso la Marmolada, fino a Passo Montecroce, in Cadore. Corre a nord-est lungo le Alpi Carniche fino a Pontebba, poi scende costeggiando l'alto bacino dell'Isonzo e il torrente Iutrio. Taglia fuori Gorizia, ingloba Palmanova, scarta Cervignano, Aquileia, Grado e finisce sul litorale adriatico. 450 km di territori montuosi dall'Ortles al Monte Nero. Dal Monte Nero fino al mare si stendono gli 80 km del fronte dell'Isonzo. Il nostro confine politico, immutato dal 1866, dopo la terza guerra di indipendenza, esclude dall'Italia Trentino e Venezia Giulia, Istria con Trieste e Fiume, Rijeka e le antistanti isole del Quarnaro. Terre irredente da conquistare a tutti i costi per completare l'opera del Risorgimento. Questa è la situazione alla vigilia della nostra entrata in guerra. Irredentisti, nazionalisti, dannunziani, sindacalisti rivoluzionari, socialisti riformisti, repubblicani, radicali, garibaldini, futuristi, lacerbisti, invocano a squarciagola l'entrata in guerra dell'Italia a fianco dell'Intesa. Ispiratore e leader del movimento interventista è Gabriele D'Annunzio. Il poeta palpita con loro, scaglia parole di fuoco contro l'Austria, invoca il dominio italiano nel Mediterraneo e la conquista dei cieli. In prima linea nella campagna interventista si pone anche l'ex neutralista Benito Mussolini, espulso per questo motivo dal PSI. Dalle pagine del suo nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, incita violentemente alla guerra. Del resto, quasi tutta la stampa è interventista e soffia sul fuoco. Si promette una guerra facile e vittoriosa, una passeggiata fino a Vienna. Il 26 aprile 1915 l'Italia firma il segretissimo Patto di Londra, in base al quale si impegna ad entrare in guerra entro un mese a fianco delle potenze dell'Intesa, Russia, Gran Bretagna, Francia, in cambio dei seguenti compensi territoriali: l'intero Alto Adige fino al Brennero, tutta l'Istria, meno Fiume, la maggior parte della Dalmazia con molte isole adriatiche, il protettorato sull'Albania, alcune concessioni minerarie in Asia Minore e ingrandimenti territoriali nell'Africa tedesca. Il 5 maggio, allo scoglio di Quarto, si inaugura il monumento per il 50° anniversario della spedizione in Sicilia dei Mille di Garibaldi. Gabriele D'Annunzio, dal 1910 esule volontario in Francia, rientra in Italia, invitato dal sindaco di Genova a tenere il discorso ufficiale. La sua famosa orazione interventista ha l'effetto dirompente di una dichiarazione ufficiale di guerra, ovviamente all'Austria, che non sa del patto di Londra e conta sulla nostra neutralità. Il 7 maggio 1915 un sommergibile tedesco affonda il transatlantico inglese Lusitania con 2.000 persone a bordo. Ne muoiono 1.198, tra cui più di 100 americani.
Sarà questa una delle cause dell'intervento in guerra degli Stati Uniti. D'Annunzio, Mussolini, interventisti, nazionalisti sono scatenati e spingono al massimo in favore della guerra. In tutta Italia, contro i neutralisti, scoppiano disordini e violenze. Salandra chiede ed ottiene dal Parlamento i pieni poteri. Il 23 maggio l'ambasciatore d'Italia a Vienna notifica al governo austriaco la dichiarazione di guerra. Con la Germania interrompiamo i rapporti diplomatici. Il 24 maggio 1915 suonano le fanfare del proclama del re. Annunciano che anche l'Italia ha il piacere di fare parte della più incredibile e folle strage che l'umanità si sia volontariamente inflitta. Soldati di terra e di mare, l'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. Seguendo l'esempio del mio grande avo, assumo oggi il comando supremo delle forze di terra e di mare, con sicura fede nella vittoria che il vostro valore, la vostra abnegazione, la vostra disciplina sapranno conseguire. All'alba del 24 maggio 1915, navi austro-ungariche cannoneggiano Venezia, Rimini, Senigallia, Ancona, Porto Recanati, Barletta. Rilevanti i danni anche alla linea ferroviaria. Dopo le incursioni, la flotta nemica trova riparo nei sicuri rifugi della costa dalmata. Sempre il 24 maggio, Venezia viene bombardata da aerei austriaci. E lo sarà più volte nel corso della guerra, insieme con Padova e tante altre città. Il conte Luigi Cadorna è il capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano dal luglio 1914 al novembre 1917. Uomo dal pugno di ferro, ha una concezione ottusa e brutale della disciplina e scarsissima considerazione per le esigenze materiali e morali del soldato. Tratta i comandanti e i subordinati in modo sprezzante. È la dispotica e indiscutibile voce del padrone. Ma al di là dei tanti difetti, errori e colpe nella conduzione della guerra, si dimostra un organizzatore insuperabile. In pochi mesi, tra l'ottobre 1914 e il maggio 1915, riesce a dar vita al più grande esercito che l'Italia abbia mai messo in campo. Anche se restano spaventose lacune, le nostre truppe disporranno di armi e mezzi adeguati solo alla fine del 1916. Così, con incosciente baldanza, gonfiando i muscoli, partiamo per sistemare una volta per tutte i conti con l'Austria. Sarà una passeggiata fino a Vienna. Il piano di Cadorna prevede il seguente schieramento operativo. Sul fronte trentino, dallo Stelvio alle Pale di San Martino, Croda Grande, azione difensiva strategica operata dalla prima armata al comando del generale Roberto Brusati, presto sostituito da Pecori Giraldi. Sul fronte del Cadore, azione offensiva della quarta armata del generale Luigi Nava verso Dobbiaco,
con l'obiettivo di penetrare nelle valli della Rienza e della Carnia in direzione di Tarvisio. Sul fronte orientale, una energica e improvvisa irruzione della seconda armata, guidata da Luigi Capello, e della terza armata, al comando del Duca d'Aosta, al di là del confine, raggiungendo e passando l'Isonzo per congiungersi poi con i russi e con i serbi nell'Europa sudorientale. Il famoso, quanto utopico, balzo in avanti di Cadorna. Diretto oppositore di Cadorna è il barone croato Svetozar Borovic, comandante in capo dell'esercito austro-ungarico nel fronte isontino ed eroe delle epiche battaglie difensive che sbarrano inesorabilmente la porta alla nostra invasione. Le operazioni di guerra iniziano la stessa notte del 24 maggio 1915. Occupano i più importanti valichi di confine e i vari punti nel Trentino e in Cadore: Tonale, Ponte Caffaro, Montebaldo, Montecorno, il Pasubio, Ala, Conizugna, Cortina d'Ampezzo, Passo Tre Croci. Sul fronte orientale superiamo l'Isonzo. Entriamo nella conca di Caporetto. Ci impossessiamo dei bastioni di Montenero, Merzli e Vodil. Occupiamo Gradisca e Monfalcone. Ma l'offensiva si ferma quando veniamo a contatto col confine militare austriaco, che quasi dappertutto corre su posizioni più alte rispetto a quelle raggiunte da noi. Ripetuti e sanguinosissimi assalti alle teste di Ponte di Plava, Tolmino e Montenero, subito perso, risultano inutili. Bruciante il giudizio degli austriaci. Con i suoi 400.000 uomini, Cadorna avrebbe potuto travolgere in un punto determinato i nostri 100.000 soldati. Ma il suo schieramento era frantumato lungo tutta la frontiera. Così il circospetto comandante italiano ha lasciato trascorrere il momento favorevole. Alla fine, Cadorna sospende gli attacchi. Il fiume Isonzo scorre oltre la linea del nostro confine del 1915, in territorio sloveno appartenente all'impero austro-ungarico. Lungo 138 chilometri, nasce a nord-est di Plezzo e scende tortuoso attraverso le Alpi Giulie, tocca Gorizia e si getta nel Golfo di Trieste, presso Aquileia. Su questo fronte dobbiamo attaccare partendo dalla pianura e arrampicandoci faticosamente alla conquista dei rocciosi crinali alpini, saldamente controllati dagli austriaci. Le nostre possibilità di sfondamento e di manovra sono minime. Tanto più che disorganizzazione, burocrazia, mancanza di iniziativa, scoordinamento tra fanteria e artiglieria, incompetenza e soprattutto l'esitazione di Cadorna fanno sfumare l'occasione di un attacco iniziale deciso e decisivo e permettono alle ancora fragili difese austriache di rafforzarsi e di chiudere ogni varco. La prima offensiva inutile si estende su un fronte di 35 chilometri, dal Monte Santo all'Adriatico. Si combatte aspramente per la conquista delle alture intorno a Monfalcone, Monte Kosic, Seibusi, Vermegliano. Ci logoriamo in caotici assalti parziali, con coraggio non comune, pazzesco. Gli ufficiali si lanciano alla nostra testa. Urliamo Savoia! E veniamo spaventosamente decimati dalle mitragliatrici austriache.
I nostri arrembaggi furiosi al San Michele e al Podgora si infrangono contro i reticolati. In 2 settimane riusciamo a perdere circa 15.000 uomini, fra morti, feriti e dispersi. Niente male per non aver ottenuto un bel nulla. Riprendiamo a battere sul Carso. 260.000 italiani contro 130.000 austriaci. La terza armata del Duca d'Aosta insiste sul Seibusi e sul Monte San Michele, che domina la conca di Gorizia. Ennesimo assalto selvaggio, ennesima tragica mattanza. Finalmente, 3 battaglioni di bersaglieri scatenati come belve conquistano la vetta. Resistiamo un'ora e un quarto sotto il martellamento nemico, poi il San Michele torna in mano austriaca. Stessa musica sull'altopiano di Doberdò, attacchi ininterrotti, selvaggi combattimenti all'arma bianca. Ci si mette anche il colera a fare strage di soldati. Fetore di migliaia di cadaveri fa impazzire. Il 10 agosto, in un quadro di desolazione infinita, si conclude la seconda battaglia dell'Isonzo. Le armate italiane si trovano allo stesso punto di 3 mesi prima. Sul fronte trentino, fra l'Adige e il Brenta, nel primo anno di guerra, battaglioni alpini e fanteria della prima armata occupano alcuni punti strategici. Passo della Borcola, Colsanto, Pasubio, Conizugna e diversi abitati, spingendosi fino alle porte di Rovereto. Dall'altra parte, a fronteggiare i nostri, gli altrettanto duri, coriacei e valorosi uomini di montagna austriaci. Per la prima volta nella storia di tutte le guerre, truppe regolari si combattono a quote così vertiginose. Una lotta titanica, non tanto per l'entità e l'importanza strategica degli scontri, quanto perché c'è di mezzo un terzo nemico comune che sa essere disumano, implacabile, terribile oltre ogni immaginazione e speranza, la montagna stessa. Ma al di là di questo, gli austriaci risultano obiettivamente avvantaggiati. Dispongono di nutrite fortificazioni a Cima Vezzena, Loserna, Lavarone, Folgaria e respingono facilmente gli attacchi italiani, anche perché all'inizio abbiamo poche mitragliatrici e nessun cannone. Ogni cima, ogni ghiacciaio, ogni crepaccio, ogni roccia assumono per gli alpini di entrambi gli eserciti il valore simbolico di una sfida assoluta, irrinunciabile, incomprensibile per gli altri soldati, da sostenere pagando ogni prezzo e con ogni mezzo, con le unghie e con i denti. La situazione è di stallo e ci dedichiamo soprattutto a rendere più comode e sicure le nostre postazioni, cercando di guadagnare il tempo perduto. Thank you.
Nel settore del Tonale e dell'Adamello, la prima armata, comandata dal generale Brusati, doveva restare sulla difensiva. Invece si svena in 100 piccole azioni prive di influenza. Si mandano all'attacco gli alpini su obiettivi poco importanti, causando decine di morti inutili, costringendo interi reparti a operare in condizioni penose, dormendo all'addiaccio. Le tante prove affrontate esaltano comunque il coraggio e la dedizione delle nostre penne nere. Al rifugio Garibaldi è di stanza una compagnia di presidio ai passi Brizio, Venerocolo e Garibaldi. Il principale obiettivo è però il passo del Tonale, tenuto saldamente dagli austriaci. Diversi tentativi per sloggiarli non ottengono alcun risultato. Successivamente, il presidio viene rinforzato con una compagnia autonoma di alpini sciatori, i primi nostri soldati a percorrere le altitudini montane con gli sci ai piedi. Il 25 agosto un reparto di alpini arditi si arrampica temerariamente sui ripidi canaloni della dorsale rocciosa in mano agli austriaci ed occupa l'intero crinale. Castellaccio, Lago Scuro, Cima Paier. Da queste posizioni, ad oltre 3200 metri di quota, possono dominare la conca Presena. L'attività della nostra marina durante la guerra è soprattutto dedicata alla perlustrazione, alla scorta dei convogli, alla vigilanza costiera, anche con il rinforzo di treni armati con batterie navali. La grande battaglia nella quale sperano i nostri uomini di mare non potrà mai realizzarsi, soprattutto perché la flotta austriaca si mantiene ben riparata nei porti dalmati, che tuttavia nostre siluranti attrezzate e veloci riescono più volte a forzare. I sommergibili fanno la parte del leone. All'inizio della guerra disponiamo di 21 unità dislocate fra Venezia e Pola in il basso Adriatico. La loro guerra è fatta di agguati e di missioni difficili, rese ancora più rischiose dalla tecnica ancora imperfetta del mezzo. Numerosi da una parte e dall'altra gli affondamenti. Un prezioso contributo per l'osservazione aerea e per un più preciso puntamento delle batterie viene dato dai palloni frenati, i cosiddetti Draken. We'll be right back.
per la ricognizione e per il bombardamento a largo raggio si fa invece ricorso ai dirigibili di tipo semirigido, ritenuti dai tecnici più idonei degli stessi aeroplani. L'Italia ha una speciale competenza in questo genere di costruzioni. All'inizio del conflitto mondiale, l'aereo è poco più di un triciclo alato e motorizzato. La fragilità delle strutture, tutte legno, tela e funicelle d'acciaio, spiega l'enorme numero di incidenti, spesso mortali. Aviazione entra in guerra in condizioni di netta inferiorità, con soli 70 velivoli, ma nel 1916 il loro numero salirà a 1300 e a 12.000 fra il 17 e il 18. Gli aerei bombardieri e caccia vengono massicciamente utilizzati per ricognizioni a vista e fotografiche, per bombardare obiettivi strategici, per attaccare i ricognitori e i bombardieri avversari o per difendere i propri. Prendono persino parte diretta ai combattimenti della fanteria. Il 7 agosto 1915 D'Annunzio vola sopra Trieste e lancia dei sacchetti con un messaggio per i triestini. La fucileria nemica colpisce il velivolo in parti non vitali. L'impresa ha vasta eco in Italia e all'estero. Il governo austriaco mette su D'Annunzio una taglia di 20.000 colonne. Sul fronte isontino, i politici chiedono una terza battaglia di riscatto. Cadorna sposta il grosso dell'offensiva contro la testa di ponte di Gorizia. Il Podgora è un groviera di gallerie, trincee, camminamenti coperti, che offre riparo a migliaia di soldati austriaci. Asfissiamo le poderose postazioni nemiche con ben 39 assalti. Veniamo sistematicamente respinti in disperati contrattacchi all'arma bianca. Idem sul Sabotino. Ci scraventiamo in 100.000 per 13 volte. Siamo sempre ricacciati e annientati. Basso Isonzo torniamo all'attacco con la terza armata. Monfalcone, Selo, Vermigliano, Seibusi, Polazzo, Sdraussina, Peteano, San Michele. Eroismi inauditi, sacrifici senza risultato. Il 4 novembre Cadorna ordina la sospensione dell'offensiva. Su tutto il fronte non siamo avanzati di un passo. Altro che passeggiata su Vienna.
sfondare a tutti i costi prima dell'inverno e prima che il grosso delle armate austriache, vittoriose in Russia e in Serbia, accorra sul Bisulzo. Podgora, San Michele, San Floriano, Slavia, quota 188. Si avanza e si indietreggia palmo a palmo, di buca in buca. Orgia di violenze, mare di sangue, di sofferenze, di disperazione. Tutti gli attacchi italiani sono respinti con perdite gravissime. Al Parlamento Cadorna può solo annunciare che in quattro grandi battaglie e al prezzo di almeno 230.000 fra morti e feriti è riuscito a conquistare alcuni metri sulle pendici del Podgora e del San Michele, alcune trincee sull'altopiano di Doberdò e le rovine del villaggio di Oslavia, ma non certo Gorizia e Trieste. Mentre gli austriaci hanno ritrovato il loro cemento, che tiene insieme tante nazionalità, noi siamo ridotti ad una massa abbrutita di uomini stanchi della guerra, traboccanti odio contro i capi che ci spingono al massacro e ci sottopongono ad ogni tipo di angheria. Ma Cadorna se ne frega. Noi dobbiamo solo combattere e morire. Punto e basta. Nel paese, dietro l'apparente normalità della vita quotidiana, l'atmosfera è cupa. L'ottimismo diffuso dalla stampa interventista si dissolve rapidamente. La censura stende un velo sugli orrori della guerra. Enfatizza gli episodi positivi, combattimenti vinti, prigionieri catturati, ma ci sono i racconti drammatici dei soldati che tornano dal fronte. La popolazione, in maggioranza ancora di contadini, non si ribella solo perché è sostenuta da un atavico spirito di sopportazione. Ci si consola col fatto che la disoccupazione è scomparsa. Le industrie lavorano a pieno ritmo. La manodopera femminile ha un fortissimo incremento. Il colossale rastrellamento degli uomini, chiamati alle armi, ha creato vuoti spaventosi nelle fabbriche, come del resto nelle campagne. Cadorna, protetto dal re, esce rafforzato nel suo potere assoluto e dispotico e sfugge ad ogni controllo. Pensa di poter disporre nella primavera del 1916 di nuove potenti forze, soprattutto di artiglieria. L'Italia spende per la guerra 1 miliardo dell'epoca al mese. L'inverno è alle porte. I combattimenti vengono sospesi, ma non l'attività degli alpini, soprattutto in vista dell'offensiva di primavera. Cominciano le lunghe e durissime corvée per il trasporto di tutto il necessario. Caricati fino al limite delle nostre forze, affrontiamo viaggi impervi di 6, 10, 15 ore, attraversando ghiacciai e salendo anche a quote di 3.000 metri ed oltre.
Stare di guardia sulle vette, per di più mal ricoperti, è uno dei più duri sacrifici, soprattutto di notte e nelle albe gelide per la tormenta, quando i sensi sembrano impazzire davanti al vuoto e lo sguardo non trova un punto su cui posarsi. C'è poi l'insidia delle valanghe, numerosissime e imprevedibili, che in un attimo ti travolgono e seppelliscono. Centinaia di uomini fanno questa fine. Se in montagna d'inverno il primo nemico insidioso è la neve, sull'isonzo un flagello peggiore è la bora, il vento gelido, secco e tagliente del Carso, che spazza le alture spoglie e contro il quale non esiste riparo efficace. L'intervallo invernale permette alle truppe, sfiancate dalle prime quattro offensive, di riposarsi, sia pure in mezzo alle sofferenze della vita di trincea. Anche gli austriaci approfittano della pausa per riposarsi e dedicarsi allo spirito. Ma non solo. Lungo tutto l'altopiano carsico predispongono febbrilmente una serie di linee fortificate. Purtroppo per noi, la progettata lotta di attacco e conquista si sta invece trasformando in una lunga e logorante guerra di posizione. Appuntamento tra 15 giorni in edicola con Inferno sul fronte occidentale. Il gigantesco tritacarne di Verdun e della Somme. Le più sanguinose battaglie della Grande Guerra vi terranno con il fiato sospeso. Tra 15 giorni in edicola, Inferno sul fronte occidentale. Un appuntamento da non perdere.